grande partecipazione alla giornata di chiusura della 27esima Fiera dell'Agricoltura di Teramo. Ieri infatti oltre 2.000 visitatori hanno partecipato all'evento in scena nella zona antistante lo stadio di Pianodaccio. Complice anche la bella giornata di sole e la temperatura decisamente mite, gli stand della fiera sono stati presi d'assalto già nella mattinata, raggiungendo il clou nel pomeriggio in concomitanza con il concerto all'interno dello stadio Bonolis. Un evento che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 200 stand con produzioni eccellenze provenienti da Lazio, Puglia, Marche, Umbria, Sardegna, Sicilia, Calabria e Trentino Alto Adige. Molto gradito dai visitatori lo spazio dedicato alla fattoria degli animali, ai trattori storici e a quello della trebbiatura.